Le quattro giornate di Napoli del settembre del 1943 furono uno dei principali episodi di insurrezione popolare nel corso della Seconda Guerra Mondiale, grazie alle quali i cittadini napoletani riuscirono a liberare la città partenopea dall'occupazione delle forze armate tedesche. Stanno per la prima volta manifestazione ufficiale anche al Ponte della Sanità per Maddalena Cerasuolo, per resistere anche ai tempi moderni e per le libertà, l'uguaglianza e la giustizia. Mantenere vivido il ricordo dei martiri con la deposizione di corone di alloro nei luoghi simbolo della resistenza antifascista, che coinvolse anche donne e bambini, è un modo per ricordare ai più giovani che la libertà è un diritto fondamentale e inalienabile, sancito dalla nostra Costituzione. Un messaggio che passa di generazione in generazione, e attraverso questo passaggio di testimone noi portiamo verso il futuro e verso le giovani generazioni i valori della nostra Costituzione repubblicana.